È una serata che fa sì che la memoria storica, la memoria industriale della terra d'Arezzo non vada persa. Abbiamo deciso di strutturare questa serata con SACFEM, una degli opifici e delle fabbriche più importanti d'Italia, che incontra la Bastanzetti e insieme ricostruiscono e percorrono un importante itinerario storico. La Bastanzetti incontra la SACFEM e lo fa proprio tra le mura dell'antica fonderia, oggi Casa dell'Energia. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comitato dei Dipendenti SACFEM, ha messo infatti a confronto le storie delle due importanti industrie aretine con l'obiettivo di dare uno sguardo al futuro imprenditoriale della città. Erano due realtà che hanno avuto una importanza notevole da un punto di vista economico, tecnico, per i figli che hanno avuto, per così dire, in tutta Arezzo, per il sottostrato tecnico che sono riusciti a creare nella città di Arezzo, però forse in qualche momento è mancato proprio quest'occhio sul futuro. Nel corso dell'iniziativa è stato anche proiettato un breve documentario dedicato al periodo d'oro del cosiddetto fabbricone, che andrà ad integrare in maniera permanente i contenuti digitali fruibili all'interno della Casa dell'Energia. Mi piace vivere in questo luogo che trasuda storia, che è la fonderia Bastanzetti. Mi piace portare alla scoperta quei tesori della nostra terra e mi piace non perdere mai la memoria e il contatto fra generazioni, tra le nuove e le vecchie. La conservazione della memoria storica della vecchia fonderia passa anche attraverso l'azione di alcuni collezionisti come quella di Piero Franchini. Quelle cose che erano qui dentro io le conservo e quindi sono circa oltre 3.000 quintali di ferro dove costituiti da tutte le macchine che lavoravano qui dentro, i torni, le frese, quindi tutto ciò che serviva per fondere. Quindi ecco, e li conservo perché a suo tempo, quando questa azienda fu fatta fallire, perché dopo il fallimento non sussisteva, dopo qualche tempo era venuto fuori, io dal tribunale acquistai tutte le attrezzature che erano qui.